Dopo la nostra sigla, eccoci pronti per iniziare la nuova puntata di MarketStar, il nostro format mensile che fa un po' un bilancio dei mercati ovviamente del mese appena trascorso. Oggi ci concentreremo sul mese di maggio. Come sapete, peraltro, al mese di maggio viene attribuito un detto di borsa, Sell in May and Go Away, come dire, bisogna vendere e andarsene dai mercati, un mese che può dare appunto agli investitori un po' troppa volatilità e quindi forse è meglio stare a guardare e capire poi la direzione che prende il mercato. È andata così anche per questo maggio? Beh, indubbiamente la parola volatilità la fa un po' da padrone dall'inizio di questo anno, ma insomma cerchiamo di capire cos'è accaduto appunto nel mese appena trascorso, soprattutto per capire come proiettarci verso il futuro e quali sono anche le scelte che gli investitori hanno fatto e le tendenze di mercato che ci possono aiutare a capire di più. Saluto Sara Silano, Morningstar Italy, con me per questa puntata. Sara, buongiorno. Naturalmente MarketStar in collaborazione con Morningstar Italy, che ringraziamo appunto per essere sempre con noi. Sara, bentrovata. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Tra poco ci arriviamo al detto di borsa, Sell in May and Go Away, ma prima di tutto facciamo un discorso generale, Sara, rispetto al mese appunto di maggio. Si è appena concluso, com'è stato? Sì, a maggio è stato un mese dove Piazza Affari e gli altri listini dell'Eurozona hanno provato a riscattarsi. Comunque, grazie in particolare al buon andamento del settore finanziario ed energetico. Però dobbiamo subito dire che il rimbalzo è riuscito solo a metà. L'indice Morningstar Italy, in effetti, quindi l'indice azionario italiano, ha guadagnato quasi l'1%. Quello dell'area euro è poi passato sotto la parità a fine mese. Cos'è successo a fine mese? È arrivata una doccia fredda, che sono stati i dati sull'inflazione di maggio. In Italia, infatti, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,9% su base annua. Principalmente la causa è chiaramente la componente energetica. Stesso discorso vale per la Germania, dove il caro vita è salito al 7,9% annuo, il livello più alto addirittura dall'inverno del 1973. E anche in tutto il resto dell'area euro, in effetti, l'incremento è stato superiore all'8%. Quindi questo ha rappresentato una doccia fredda per i mercati. Gli occhi chiaramente sono sempre puntati sulle banche centrali, su quelle che saranno le loro linee guida per i prossimi mesi, i loro provvedimenti che naturalmente prenderanno per raffreddare l'inflazione, anche perché la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi, anche in seguito a un eventuale bando parziale appunto del petrolio russo e quindi a una situazione in cui i prezzi energetici, che sono in questo momento la causa principale dell'incremento dell'inflazione, potrebbero ancora aumentare. Certo, effettivamente poi tra poco, perché prima restiamo ancora su questo titolo, andremo a capire anche quali sono le sfide principali che il nostro paese deve affrontare e ce ne sono decisamente, quindi che poi cambieranno evidentemente gli scenari futuri. Ma se dovessi rispondere alla domanda che leggiamo in sovrimpressione, è stato quello che dicevo poco fa, insomma, è stato un maggio appunto Sell in May and Go Away, si è verificato questo detto di borsa che poi si basa su delle statistiche chiaramente, no? Di anno in anno. Se guardiamo al breve termine, i mercati restano sicuramente nervosi, gli occhi sono rivolti all'inflazione e alle mosse delle banche centrali. A giugno però bisogna anche tenere presente che non ci saranno grandi notizie sul fronte aziendale perché si è appena conclusa la stagione delle trimestrali. A luglio invece potrebbe di nuovo esserci un movimento anche legato a eventuali revisioni al ribasso del consenso sui margini aziendali e anche da un rapporto più equilibrato tra le capitalizzazioni di mercato e la liquidità in circolazione. Quest'ultima infatti dobbiamo attenderci che calerà per effetto del cambiamento delle politiche monetarie. Quindi verrebbe quasi da dire forse quest'anno questo detto vendi a maggio e vai in vacanza di fatto perché siamo alle porte delle vacanze potrebbe valere, però ampliando l'orizzonte dobbiamo dire una cosa: gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da dei tassi di interesse in discesa e inflazione bassa. Questo ha favorito sia le azioni che le obbligazioni. Oggi lo scenario sta cambiando e ci vorrà un po' di tempo perché i mercati si adeguino.
Tuttavia, anche se queste turbolenze a breve possono essere spiacevoli, non dobbiamo dimenticare che nel lungo termine tendono ad appianarsi questi picchi in alto e in basso. Quindi, dal punto di vista nostro, diciamo che se il mix di asset di portafoglio continua ad essere adatto al proprio orizzonte temporale, alla propria capacità di assumersi dei rischi, è meglio evitare in questo momento di agire troppo sul portafoglio. Ok, sei stata chiarissima. Allora, dunque, a questo punto, altra parola chiave, le sfide per l'Italia. Cerchiamo di capire quali sono in questo momento e perché sono così importanti, Sara. Sì, sono state ben presentate dalla relazione del governatore della Banca d'Italia, la sua relazione annuale che avviene sempre il 31 maggio. L'economia italiana è sicuramente, con quella tedesca, tra le più colpite dall'aumento del prezzo del gas, sia per l'elevata dipendenza che abbiamo dalla Russia e sia per l'importanza dell'industria manifatturiera, che fa ampio uso chiaramente di energia. Quindi che cosa è accaduto? In effetti si pensava prima della guerra che il PIL potesse tornare sul livello precedente allo scoppio della pandemia. Beh, e questo probabilmente non accadrà. La guerra ha radicalmente accentuato l'incertezza sulle prospettive, quindi non dobbiamo escludere degli sviluppi avversi. Però dobbiamo anche dire che Piazza Affari piace agli investitori, alcune case di gestione hanno confermato la loro preferenza per le azioni italiane, altre guardano anche alle prossime IPO, quindi ai prossimi collocamenti. Piazza Affari ha sovraperformato leggermente il mercato europeo da inizio anno, grazie al peso di alcuni titoli che sono stati addirittura positivi come Energy Utilities o comunque che sono andati meglio del resto del mercato come le banche. Ok, senti, un tema, tornando un attimino al discorso, vabbè, stiamo facendo ovviamente il bilancio di maggio, però c'è stato, diciamo, il mese di maggio è stato caratterizzato anche dal crollo dei titoli tecnologici, insomma, ne abbiamo parlato a lungo e più volte, però se non ho capito male, Sara, dal vostro osservatorio sembra che i gestori invece abbiano continuato, o meglio, siano tornati ad acquistare high tech. È così o c'è qualcosa, insomma, da mettere comunque in evidenza con precisione da questo punto di vista? Sì, l'indice dei titoli tecnologici USA è sicuramente in forte ribasso dall'inizio dell'anno. Le vendite hanno colpito dei big tecnologici, questo bisogna dirlo, e quindi ne ha risentito tutto il settore. Gran parte però delle performance attuali sono frutto di eccessi di qualche tempo fa. Allora, torniamo un attimo indietro. Pensiamo che quando le economie globali sono entrate in lockdown e le azioni erano precipitate, c'era stato un forte sell-off, tra gli investitori era iniziata la caccia a quelle società che avrebbero resistito meglio a questa tempesta. E proprio i titoli tecnologici, anche per un cambiamento nelle abitudini, pensiamo allo smart working o all'e-commerce, sono diventati una terra di conquista e quindi i prezzi sono saliti notevolmente, anche per l'attitudine chiaramente degli investitori a voler seguire il gregge. Quindi le valutazioni si sono spinte su livelli record. Oggi però è qualcosa è cambiato, c'è stata una forte correzione e in effetti dal nostro osservatorio sui migliori gestori statunitensi che Morningstar monitora periodicamente risulta che i gestori americani siano tornati ad acquistare tecnologia perché oggi vedono comunque delle interessanti occasioni di acquisto in questi titoli che si sono appunto fortemente che le cui valutazioni sono fortemente scese negli ultimi mesi. Ok Sara, allora adesso prendiamo un'altra parola chiave, insomma, non solo del mese di maggio, ma di quest'anno 2022, cioè la volatilità, e andiamo a Wall Street, quindi spostiamoci sulla piazza azionaria americana. Abbiamo effettivamente un contesto di grossa volatilità a Wall Street, ma adesso mostriamo anche questo grafico che ci fa capire se gli ETF a bassa volatilità hanno rispettato in qualche modo le promesse, le attese, ecco, mettiamola così. Assolutamente sì, è una strategia quella low volatility, appunto, che mira a contenere la volatilità rispetto a un indice tradizionale e nel grafico, appunto, l'abbiamo visto, lo vediamo che comunque è un confronto tra un indice americano tradizionale e un indice a bassa volatilità ha
ha visto negli ultimi mesi, dall'inizio dell'anno, quest'ultimo, quello a bassa volatilità, fare meglio. Sì. Ricordiamo che questi ETF che replicano gli indici del mercato azionario americano, però seguendo appunto strategie a bassa volatilità, sono conosciuti come smart beta, quindi molti magari li conosceranno come tali, e queste strategie danno il meglio quando i mercati vanno peggio, e quindi ad esempio la bolla di internet avevano fatto bene durante la crisi finanziaria del 2008, però ricordiamoci che sono sempre degli investimenti azionari, quindi non è quella diversificazione che ad esempio possiamo ottenere con un'altra tipologia di asset, quale le obbligazioni, perché rimaniamo comunque nella componente azionaria. Ok, allora, quindi insomma sempre da monitorare, mi pare di capire, no? Sempre da monitorare e sempre appunto con la consapevolezza che queste strategie a bassa volatilità scommettono sul fatto che il compromesso tra minori perdite nelle fasi di ribasso e guadagni più contenuti in quelle di rialzo porterà a dei rendimenti simili a quelli del okay. mercato, ma con un rischio minore. Con un rischio però, minore, esatto. Esatto. Bene, bene, bene. Beh, insomma, in questo momento parlare di rischio minore, però con possibilità comunque di avere un profitto, non è cosa da poco. Allora, a questo proposito, andiamo a vedere un po' quali sono state le mosse degli investitori e parliamo di investitori in fondi. Cosa è successo in questo ultimo mese? In questi ultimi mesi sembrano essere particolarmente preoccupati dell'inflazione, più dell'inflazione forse che delle conseguenze sui mercati azionari della guerra in Ucraina. Secondo le stime di Morningstar, sui flussi nei fondi europei, il reddito fisso è quello che sta subendo i riscatti più pesanti dall'inizio dell'anno, quindi collegato proprio al discorso dell'inflazione, mentre i comparti azionari stanno resistendo meglio sia alle notizie economiche che geopolitiche, nel senso che la raccolta è stata più favorevole. Nel solo mese di aprile sono usciti dai fondi obbligazionari 2,7 miliardi di euro e oltre 38 miliardi di euro sono usciti dall'inizio dell'anno, quindi sono cifre importanti per questo comparto che è fondamentale in asset allocation. Per contro, se guardiamo all'azionario, ha raccolto ad aprile, quindi è stata positiva la raccolta, 1,27 miliardi di euro e oltre 41 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Quindi anche in questo caso avevamo visto che l'azionario era riuscito a chiudere in positivo a febbraio, quando è scoppiato il conflitto, mentre il reddito fisso aveva già subito riscatti consistenti. Marzo forse è stato il mese peggiore per tutti, e poi però abbiamo visto che gli investitori non sono fuggiti completamente dai fondi, ma hanno fatto delle scelte che li hanno portati anche sui bilanciati, che sono strumenti che fanno un mix tra azioni e obbligazioni, e sugli alternativi, che in questo periodo sono nuovamente popolari proprio perché in contesti ribassi di borse gli investitori stanno cercando di diversificare con strumenti decorrelati dalle asset class okay. tradizionali. Certo, chiarissimo. Allora, questa notizia che diamo, che insomma, che però voglio commentare proprio insieme a te, allora, è stato ospite ai Morningstar Awards il premio Nobel Richard Thaler. Ci racconti un po' come è andata e soprattutto qual è stato il suo messaggio chiave rispetto all'attuale situazione economica e l'attuale situazione dei mercati finanziari, proprio più nel dettaglio, Sara. Che ha dato e che non abbiamo sostanzialmente imparato dalle lezioni del passato sui mercati finanziari. Noi sappiamo che il premio Nobel Richard Thaler è il padre della finanza comportamentale, quindi i suoi studi sono anche stati legati alla cosiddetta spinta gentile, a quei comportamenti che possono portare a un miglioramento, quelle spinte che possono portare a un miglioramento dei comportamenti anche sui mercati finanziari. Ma il punto interessante che ha sollevato, e questo vale molto negli Stati Uniti, ma probabilmente è un fenomeno che andrebbe studiato anche di più in Italia, è che molti trader, non stiamo parlando di investitori di più lungo termine, ma di trader, oggi sono giovani, e quindi lui portava testimonianza di come anche i suoi studenti universitari non sapessero cos'era stata la bolla speculativa di internet, che è stata solo nel 2000, quindi per noi è abbastanza vicina, però effettivamente ecco perché noi non abbiamo imparato dal passato, perché tutte le nuove generazioni sul passato non sanno cosa
è successo. E anche oggi diceva è difficile dire se siamo all'inizio di una correzione del mercato oppure alla fine, chi lo sa, questi tipi di analisi sono veramente molto difficili da fare, sia con i dati sia appunto ancor peggio diciamo con le emozioni. Quello che è certo, diceva, che l'istinto porta spesso a fare degli errori e quindi forse avere delle regole, avere quella spinta gentile come l'ha chiamata lui, permette di moderare questi errori e seguire un po' quelli che sono poi i propri obiettivi finanziari e non farsi prendere dal panico o dall'ansia o dall'euforia. Questo è molto bello, spinta gentile mi piace, insomma, poi io e te affrontiamo spesso anche insomma temi che esulano leggermente poi dalla mera analisi dei mercati finanziari, anche attraverso le parole di personaggi come Richard Thaler, insomma in questo caso parliamo appunto del premio Nobel, però una spinta gentile che possa muoverci verso appunto orizzonti migliori, no? Rispetto a quelli che potremmo raggiungere se invece mettessimo in atto a un'altra serie di meccanismi mentali, ecco, visto che parliamo di finanza comportamentale. Grazie per questo contributo e penso che sia stato un arricchimento, insomma, per i vostri awards e per tutti voi, no, Sara? Perché in ogni caso è stata una testimonianza di anni di studi ed è una testimonianza che ancor più vale in momenti in cui c'è incertezza e quindi gli investitori forse hanno più paura. E certo, e ha anche messo in guardia da quelle che sono le previsioni un po' facili, no? Appunto di stare attenti a tutti, visto che è un periodo in cui ovviamente essendo un momento poco florido le previsioni non mancano, però chiaramente bisogna sempre analizzarle con la giusta distanza. Altrimenti si rischiano poi errori, si rischia di fare errori sui mercati. Allora, io ho già aperto quest'altra slide che è molto interessante perché ci porta a ragionare su il quarto mese di guerra. Siamo entrati nel quarto mese di guerra, quindi a quello che sta succedendo ovviamente in Ucraina. Allora, la domanda generale è cosa sta succedendo sui mercati, ma voi lo fate e lo facciamo adesso insieme a te mettendo a confronto questa guerra, quindi l'invasione in Ucraina da parte della Russia, con altri eventi geopolitici. Che cosa emerge? Interessante provare a vedere anche per porre in prospettiva quella che è una situazione reale, cos'è successo durante altri conflitti. È vero, se noi guardiamo adesso la situazione dall'inizio del conflitto, vediamo che sui mercati finanziari prevalgono i ribassi, ma appunto se guardiamo il confronto tra questo evento e altri eventi geopolitici, uno dei temi chiave che emerge è quello della durata del conflitto. Appunto, perché questo sarà sicuramente un tema chiave sia per gli effetti sulla popolazione e su tutti noi in generale, perché poi non dimentichiamo che noi parliamo di mercati, ma ci sono aspetti umani e sociali che sono molto molto più tristi da raccontare. Però rimanendo sui mercati finanziari, vediamo che poi nelle esperienze passate di eventi geopolitici forti, i mercati poi dopo una prima fase di shock, di ribassi, tendono a ripartire. Chiaramente queste non tutte le crisi sono uguali, in questo caso dobbiamo tenere gli occhi puntati su quello che sarà la guerra delle commodity, che il cui impatto rimane elevato soprattutto per quello che riguarda le commodity agricole, e in questo caso l'impatto potrebbe essere ancora di più dal punto di vista non solo sociale ma anche economico sui paesi emergenti rispetto al resto del mondo. E l'altro tema importante è quello dei titoli del settore energetico, e sì, ne abbiamo anche parlato all'inizio della trasmissione. Chiaramente il rischio è che la tensione sui prezzi del gas si espanda al di fuori dell'Europa, e in effetti un po' sta già accadendo, quindi sono tutti temi di cui probabilmente parleremo ancora e che in questo contesto vanno tenuti in considerazione. Senti, abbiamo fatto appunto questo bilancio relativamente anche al quarto mese di guerra, ma quindi Sara, considerando l'attuale situazione dei mercati,
cosa è meglio fare per il portafoglio? Cioè, è momento proprio di diversificare, fermo restando che la diversificazione è sempre la regola numero uno, ma insomma, come forse, no? È la domanda più precisa, come diversificare il portafoglio? In effetti noi pensiamo alla diversificazione in tempi difficili dei mercati azionari. In realtà la diversificazione del portafoglio dovrebbe essere un po' una strategia che abbiamo sempre. Perché? Perché può accadere che la diversificazione in determinati momenti non funziona. Può accadere che in un momento di cali generalizzati scenda tutto, scendano le obbligazioni, scendano le azioni. Quindi la diversificazione funziona in un'ottica di medio-lungo periodo ed è comunque ritenuta ancora tutt'oggi dagli esperti come veramente un'ancora di sicurezza per gli investitori. Se ci fermiamo al breve periodo, magari possiamo essere molto insoddisfatti. In realtà, se poi appunto invece pensiamo a come la diversificazione funziona nel medio-lungo periodo, anche i dati storici ci confermano che questo è accaduto. È chiaro che la diversificazione può essere fatta con tante classi di attività, le azioni, le obbligazioni, ma oggi abbiamo appunto la possibilità anche di scegliere degli asset alternativi, di scegliere ad esempio anche dei beni rifugio, quale può essere l'oro. Ecco, l'ultima cosa veloce che dico su Sì. questo tema della diversificazione è che per il momento il tema che rimane più dubbio per la diversificazione è quello delle criptovalute. Su questo non abbiamo ancora dati storici che ci possano confermare che sono elementi di diversificazione del portafoglio. Ok, sì, questa precisazione è molto molto interessante. Allora, parliamo di sostenibilità. Mi fa piacere tornare a parlare con te, a parte con Sara Silano e Morningstar Italy, parliamo sempre di sostenibilità e finanza sostenibile e non potremmo non farlo, però mi fa piacere tornare a parlare di quello che viene definito l'ambientalismo di facciata e l'abbiamo insomma anche affrontato altre volte come discorso. Ma partiamo dalla notizia che vede protagonista Deutsche Bank, fondamentalmente, che si vede proprio adesso, in questo momento, in difficoltà per le accuse proprio di greenwashing, questo è il termine specifico per l'ambientalismo di facciata. Questo ci fa capire, Sara. Così uniamo le due cose, la notizia d'attualità e il tema più generale, che siamo a un momento di svolta per tutto quello che riguarda la finanza sostenibile, quindi la sostenibilità in finanza. Washing, cioè dell'ambientalismo di facciata, è un tema di tutto il settore che periodicamente vediamo riemergere per episodi su singole aziende e nell'ultimo appunto caso è stato quello di Deutsche Bank e di DWS. I problemi sono diversi. Uno di questi è che non c'è ancora un consenso su quelli che debbono essere i criteri ESG, delle definizioni chiare e condivise. La normativa ci sta lavorando, ma non ha ancora completato il suo lavoro. È presto, direi, troppo presto per dire se ci saranno altri casi come quello di DWS e di Deutsche Bank. Tuttavia, quello che è accaduto nei giorni scorsi è un campanello d'allarme per i gestori patrimoniali che potrebbero sentirsi fortemente tentati di fare un po' un'analisi più approfondita. Il greenwashing è un problema del settore degli investimenti sostenibili che va sicuramente indagato. Secondo i nostri analisti, i nostri ricercatori, non dobbiamo però pensare che tutto sia greenwashing, quello che negli ultimi anni è stato sviluppato da parte dell'industria sugli investimenti sostenibili. Forse questo è un caso un po' estremo. Non pensiamo che metterà in discussione tutti i prodotti sostenibili, forse è un test di crescita, potrebbe aiutarci sia dal punto di vista regolamentare sia dal punto delle attività delle imprese ad essere più attenti e quindi un correttivo positivo. Ok, e a questo punto, prima di salutarti, Sara, ti chiedo proprio, restando sul tema della sostenibilità, com'è andata la raccolta dei fondi sostenibili classificati in base al regolamento SFDR, nel primo trimestre? Facciamo sempre un bilancio di questa prima parte dell'anno.
Sì, il regolamento è quello appunto sulla trasparenza e la disclosure sugli investimenti sostenibili e abbiamo visto per la prima volta da quando è entrato in vigore il 10 marzo del 2021 che i fondi, qua vediamo anche un grafico sotto l'articolo 8, hanno subito dei deflussi tra gennaio e marzo 2021. Quindi i fondi articolo 8 sono quelli che hanno caratteristiche di sostenibilità, diciamo che sono quelli dove la definizione è più ampia, mentre i comparti che rientrano sotto l'articolo 9, che sono quelli invece con obiettivi di sostenibilità, quindi una definizione più stringente in campo di sostenibilità, hanno avuto un andamento positivo. Questo ci potrebbe anche dire che effettivamente gli investitori prestano attenzione anche alle loro scelte e probabilmente preferiscono quei fondi appunto che hanno obiettivi più stringenti dal punto di vista della sostenibilità. Può anche essere dovuta a un discorso di minore esposizione al reddito fisso dei fondi articolo 9 e il reddito fisso, l'abbiamo detto prima, ha subito maggiori riscatti, quindi potrebbe essere anche una questione di asset allocation. Sicuramente sarà interessante vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. D'accordo. Allora, Sara Silano, io ti ringrazio naturalmente, invito i nostri amici a seguirvi attraverso i vostri canali, insomma, poi ogni mese siete con noi con il nostro Market Star e per gli aggiornamenti mensili. Grazie per la collaborazione, Sara. Grazie a voi e buona giornata a Buona tutti. giornata, Sara Silano.